niente con stare tipo. Aiuto! Sempre bello fare dei video normali. Basta, non ce la faccio più. Mai più, raga, mai più. E se io devo andare in ufficio e devo fare tutte ste scene qua la mattina, basta! E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldino, scusate raga, non posso gridare perché sono le 2 di notte, anche se non sembra che è tutto acceso, ma sono le 2 di notte di giovedì 18 febbraio, raga, e mi è venuta alle 2 di notte un'idea pazza e fuori di testa. Sapete, sono Rimoldino, raga, per questo video voglio 20.000 mi piace, raga, lasciate un like ora e iscrivetevi, vi do 3 secondi, 3, 2, 1, e adesso vi spiego velocemente cosa succederà in questo video. Allora ragazzi, mio padre non mi ha mai portato al lavoro con lui, e allora mi sono detto, perché se lui non mi porta non andarci di forza. Infatti ragazzi, adesso sono le 2 di notte di giovedì 18 febbraio, domani mattina venerdì mio padre deve andare al lavoro alle 10:30 e noi ci faremo trovare prima delle 10:30 già dentro la macchina, andando a prendere le chiavi di scorta della sua macchina e le chiavi di scorta del garage, quindi ci intrufoliamo dentro e alle 10:30 noi saremo già in macchina per andare al lavoro con lui. Devo riuscire a fare tutto prima, svegliarmi prima senza far rumore e uscire di casa. Domani mattina devo far tutto, raga. Un like, supportatemi, spero di riuscire a far tutto. Prima che si addormentasse gli ho detto che alla mattina sarei uscito presto per andare a registrare un video, quando in realtà mi andrò a nascondere nella sua macchina. Raga, è perfetto, devo farlo per forza domani mattina. Raga, buongiorno, sono le 8:42. Ho 25 minuti per prepararmi a uscire. Devo uscire prima rispetto a mio padre perché devo andarmi a ficcare dietro la sua macchina. Adesso mi vado a preparare, cerco di non far troppo casino, ma tanto anche se mi sente, gli ho detto che uscivo, quindi a posto, non sa che però sto andando dentro la sua macchina. E niente raga, vado. Andiamo nella sua macchina ora, chiavi della sua macchina e chiavi del garage, andiamo. Oh, eccoci fuori di casa raga, finalmente posso parlare a un tono di voce normale, mamma mia. Allora adesso andiamo nel garage di mio papà, apro il garage, mi metto dentro il baule, chiudo il baule, chiudo anche la cloche così non vede dentro il baule cosa c'è. E poi andiamo al lavoro con lui. Ho quanto? 15 minuti per far tutto, perché tra 10 minuti lui è alla sveglia, quindi fra 20 minuti dovrebbe essere in garage, perché lui in 10 minuti si sveglia e poi esce. Ok raga, siamo dentro. Siamo nei garage. Mamma mia. Ok. Qui. Boom. Siamo nei garage, ragazzi. Il nostro garage è là in fondo, quindi chiudiamo e andiamo. Ok, raga, allora adesso devo aprire il garage, poi richiuderlo, se no aprire la macchina, entrare dentro, richiudere la macchina, mi devo ricordare. Andiamo. Eccoci raga. Sì, si è aperto. Oppla. Adesso non c'è la macchina. E invece. Oh mamma, sta arrivando un'altra macchina. Allora, adesso io mi richiudo dentro. Non so che non fa una bella impressione da fuori, però. Ah, non si chiude. Ok, mi sa che si è chiusa. Dove cacchio sta la luce? Aiuto! Eccola. Siamo dentro ragazzi, questo si è richiuso, adesso giro la cosa e ora siamo ufficialmente chiusi e ora apriamo la macchina. Ciao, quello sono io che ha delle idee pazze non sane. Andiamo alle chiavi della macchina. Chiavi della macchina, apriamola. Bingo, questo è il, sì, il nostro soggiorno. Ad aprirlo. Oh, allora
mi sono ricordato, questa l'abbiamo chiusa. Sì, l'abbiamo chiusa. Ottimo. Adesso, guardate che bell'habitat. Devo tirare anche quello, così da fuori non mi può vedere. Ecco, però. Ai. Aiutami. Ok, mo sono dentro, ma devo stare tipo. Aiuto. Ok, così sono sotto. Adesso devo tirare. Scusate, voi non vedete niente, ragazzi, ma guardate le mie condizioni. Questo qua. Oh mio Dio. Vi faccio vedere la situa, ragazzi, eh. Aspettate. Raga, la situa è questa. Sopra di me è tutto serrato. Meno male che c'è questa tipo luce d'emergenza della macchina che fa un po' di luce. Adesso esco un attimo fuori di nuovo. Chiudo la luce del garage, perché sennò si accorge che è tutto acceso. E chiudo il baule tirandomelo dietro. E poi mi rinfilo dentro. Let's go, raga. Ci vediamo dopo. Bella sta situa. Molto molto interessante. Sempre bello fare dei video normali. Tolgo un attimo la mascherina, tanto... No, è proprio la buona volta che soffoco. E adesso dobbiamo solo aspettare. Meno male che ci sono le luci d'emergenza. E ragazzi, sono ufficialmente dentro, non si vede niente. Infatti mi ero munito di una torcia, non ve l'avevo neanche detto. Vabbè, eccomi qua. Quindi posso accendere la torcia tranquillamente, tanto è tutto chiuso. Sia sopra di me, sia davanti, non si vede niente. Raga, adesso vi faccio anche... Si è spenta. Vi faccio anche vedere. Giro la telecamera. Vedete ragazzi, cioè sono interamente inscatolato dentro, da qua non si può vedere, non c'è nessun vetro, quindi posso anche tranquillamente tenere accesa la torcia. Ok raga, posso andare a chiudere la macchina. Ehi, siamo ufficialmente pronti. E devo aspettare solamente ora che, raga, c'ho un male al collo. Abbiamo quanto? Sono 10. Ok, abbiamo 10 minuti, raga, dovrebbe arrivare 13 minuti. Let's go, non ce la faccio più, non respiro. Oh raga, sono passati 20 minuti buoni, non c'è ancora. E anche il riporto. Ho male al collo. Non ce la faccio più. Ho messo la torcia lì in fondo, eh. Questa luce è l'unica torcia che c'è. Ma tanto sono chiuso dentro. Ok raga, secondo me manca poco. Cioè siamo in viaggio da 15 minuti. Se mi dimentica qua dentro. No, perché c'è la valigetta qua. Quindi deve prenderla. Mai più, raga, mai più. Mi fa male la testa. Quella torcia è stata utile fino a un certo punto. Ok, tanto si apre il baule, si mi vede. Ciao papi. Ma no, sei dentro, Simone. Ciao. Ma cosa stai facendo? Ma sai dove siamo? Buon lavoro. Ma come buon lavoro? Aprimi che sto morendo. Apri questa cosa. Ma sto soffocando. Guarda che stupido. Apri. Ma Simone! Apri papà! No, no davvero! Non è possibile! Aiuto! Aia, sulla testa! Sei fuori di testa! Non sei fuori di testa! Ciao papà, come stai? Buon lavoro! Ma adesso come fai a tornare indietro? Non mi hai mai portato al lavoro, volevo venirci un po' io! È un po' stretto qua dentro, eh! Ma guarda, lascia stare! Dai, non mi hai sentito? Devo andare in ufficio adesso io! Ma dai, ma perché anche queste cose qui adesso smette? Non mi hai mai portato a lavoro con te, volevo venire un po' con te. Sto morendo, ragazzi, eh. Non ne posso più, davvero basta, adesso basta. Che bello il tuo ufficio. Sì, vabbè, ma adesso... Voglio venire con te, mi presenti i tuoi ma colleghi? Ma guarda che mi vedono dall'ufficio, vieni via da lì. Ma che figura di cavolo faccio io? Ma la smetti? Aspetta che mi inquadro. Raga, missione compiuta. Ascolta, vieni fuori dalla macchina che mi vedono dai vetri che stiamo facendo gli scemi qua. Se mi vedi il mio cavo. Raga, non riesco più a muovermi. Ma smettila, va. Io direi riuscito, È stato abbastanza lento, Adesso vai a casa, per piacere. Raga, sono veramente distrutto. Prendi un taxi e vai a casa. No, adesso vengo al lavoro con te. Ma smettila, dai. Mi rispedisci a casa? Sì, ti rispedisco, vai a casa, va. Mi presenti i tuoi colleghi? Basta. Andiamo, che faccio figura del cavolo adesso. Basta, vai via, non ti conosco neanche. Leggendario, via. Boys. Vai via, che non ti conosco. Leggendario. Neanche. Vai via, vai di là che c'è gente. Mi manda via. Ma che gentile, pa, mi riporti anche a casa. Smettila che è tardi. Porca miseria. Ma pensa a te, se io devo andare in ufficio e devo fare tutte ste scene qua la mattina. Basta! Non ne posso più. Porca miseria. Anche l'allarme. Basta, stai zitto, va. Grazie, basta. Pa.
Adesso mettila. Mi vado a farmi una bella colazione. Te la faccio io la colazione. Non è possibile che neanche al mattino riesco a stare tranquillo. Mi hai fatto svegliare male oggi. Ma va, adesso ti faccio svegliare io, guarda. Quanto dista casa da qua? Ma smettila, smettila di prendermi in giro. Porca miseria, faccio tardi in ufficio per colpa tua adesso. Vabbè, ma è un video. Ma basta, smettila. Dai i tuoi video, basta. Meglio che chiudo la registrazione. Sì, ciao. Chiudi.